Grazie. Allora, non accendo la telecamera perché ho mio figlio che gira intorno, quindi spero anche che si senta bene. Una cosa molto semplice, questa mia firma e a sua firma, Presidente. Una proposta di delibera che va a modificare il nostro regolamento del Consiglio Comunale. È una delibera depositata a giugno, che purtroppo con questo sistema di Teams un pochino rallentato, non ci ha consentito di arrivare in tempo ad inserirla. Comunque, faccio un rapido excursus, come giusto fare, per far capire a tutti quello che andiamo ad aggiungere. Tutto inizia, insomma, quando a gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, come sappiamo, dovuto al Covid, che poi, la cui prima parte è scaduta il 31 luglio, ma che poi è stato d'emergenza rinnovato, come sappiamo, fino a gennaio. Questa, soprattutto appunto per la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, e in questo caso anche di noi consiglieri e degli uffici che ci danno supporto. Queste esigenze, sono state raccolte immediatamente dall'Assemblea Capitolina, anche perché non avevamo ovviamente altre modalità per riunirci, oltre quella fisica, per poter portare avanti dei provvedimenti anche di bilancio con scadenze di legge che necessariamente ci chiamavano ad intervenire o comunque a lavorare. Allora, un ringraziamento va a lei come Presidente e agli uffici che hanno lavorato su questa modalità, anche in tempi brevi, come tutti sanno, in cui appunto abbiamo potuto lavorare e portare avanti le delibere dell'Assemblea Capitolina. Detto ciò, ovviamente noi andiamo ad intervenire sul regolamento perché, proprio come dice il decreto, il DPCM originario, per i consigli dei comuni che non avevano ancora regolamentato appunto modalità di svolgimento in audio-videoconferenza delle proprie sedute, si poteva intervenire in questo senso, quindi attraverso una disciplina specifica sul momento, che comunque avrebbe assicurato trasparenza, la tracciabilità, la regolarità dello svolgimento delle sedute e tutto quello che viene richiesto appunto per le sedute dell'Assemblea. Appunto, questa delibera va a ricalcare di fatto la disposizione presidenziale numero 5, che è di marzo, del marzo scorso, dove appunto lei Presidente adotta appunto una disciplina, la prima disciplina per lo svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza e anche delle commissioni, ovviamente, non solo dell'Assemblea Capitolina. E modalità che in qualche modo, seppur con rallentamenti notevoli, ci ha comunque consentito di lavorare, ci ha comunque consentito di portare a casa un assestamento di bilancio, una variazione di bilancio, altre importanti delibere che, come abbiamo visto anche oggi, comunque abbiamo potuto trattare. E questo lo si fa in questo momento, nonostante la delibera sia stata depositata a giugno, perché siamo quasi in procinto della nuova scadenza della disposizione presidenziale rinnovata. E quindi, andandola a inserire in questo nostro regolamento, faremo in modo che nel futuro, sempre ovviamente facendo i dovuti scongiuri, dovesse rendersi nuovamente necessario ricorrere alla videoconferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni, noi saremo pronti all'interno del nostro regolamento ad applicare questi articoli che vi sto per enunciare, che sono molto semplici. All'articolo 4, per esempio, al comma 3, in cui si parla dell'esposizione delle bandiere, insomma, quando c'è l'adunanza consiliare, in sostituzione delle parole nel giorno, cioè nel giorno dell'adunanza vi è l'esposizione delle bandiere e quant'altro, viene inserito prima nel giorno, salvo il caso in cui è successivo comma 4 che andiamo a inserire e che prevede appunto che per temporanea indisponibilità dell'Aula Giulio Cesare, che potrebbe essere qualsiasi altro motivo che al di fuori del Covid o di altre pandemie ovviamente, potrebbe essere anche facciamo conto, una ristrutturazione dell'Aula che possa comunque consentire e giustificare che l'Aula si possa tenere in videoconferenza. Inoltre, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, anche sulla base dello stato d'emergenza dichiarato dall'autorità, ovviamente le adunanze possono tenersi in videoconferenza. Questa è un'aggiunta appunto all'articolo 4, molto semplice, che dà completezza al lavoro che siamo andati a fare. Poi il vero articolo di sostanza è il nuovo articolo 109 bis, che va ad inserirsi ovviamente dopo l'articolo 109, subito prima dell'ultimo capo del regolamento, quasi come diciamo una norma di chiusura di tutto ciò che è regolamentato
per le sedute, e viene inserito appunto come ultimo articolo relativo all'Assemblea Capitolina, prima di arrivare ovviamente alle discipline del Collegio dei Revisori e quant'altro. E tutto va, ripeto, a ricalcarsi sulla disposizione numero 5 del Presidente, quindi andando a ribadire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità, l'identificazione certa dei soggetti che partecipano al Consiglio, con tutti i meccanismi che conosciamo perfettamente, abbiamo apportato qualche aggiunta, ovvero magari il discorso di garantire il decoro dell'istituzione quando si partecipa alla seduta. Ovviamente magari qualche piccolo inconveniente può capitare, no? Si accende qualche microfono, si attiva magari in maniera volontaria una telecamera, però insomma, siccome è successo anche in altri comuni italiani che ci fossero dei casi ben più eclatanti, insomma, di mancato decoro, come ad esempio qualcuno che svolge l'aula dalla spiaggia in costume, allora abbiamo voluto anche inserire questa ulteriore prescrizione che garantisca comunque il decoro dell'istituzione e del consigliere che viene a intervenire. Poi oltre questo ovviamente abbiamo voluto inserire la responsabilità da parte di coloro che sono chiamati a intervenire in aula, a partecipare, di essere comunque responsabili, no, dell'utilizzo non corretto del proprio microfono, della telecamera, di tutti i dispositivi, anche se attivati in via accidentale. Questo anche per responsabilizzare il consigliere, non assolutamente per altri motivi. E tutto viene ricalcato, come detto, è stato un lavoro, diciamo, abbastanza semplice, parte le premesse, che appunto servirà ad evitare di ricorrere, come si dice, a provvedimenti d'urgenza e quindi a far, diciamo, perdere anche un po' tempo agli uffici per riformulare, per rivedere. Lo abbiamo già, lo avremo già nel regolamento e non avremo più bisogno di normarlo. All'occorrenza si potrà utilizzare. Premesso che, e chiudo, la vera attività consigliare secondo me si fa in aula e di persona, quindi non vuole essere assolutamente questa una modalità da prendersi, da utilizzare in maniera strutturale, ma solo in via residuale, quando appunto l'articolo che andiamo a inserire ci dice i casi in cui deve essere utilizzata, ovviamente salvo il periodo Covid dove siamo ovviamente obbligati, e tutto questo insomma cercherà in qualche modo di aggiungere un tassello in più alla nostra attività consigliare, appunto, che in questo periodo si è dovuta riadattare e ha trovato delle soluzioni più o meno congrue, che poi possono essere sempre implementate e migliorate per continuare a lavorare. Grazie Presidente.